Ciao a tutti ragazzi, io sono Alfre e bentornati nella mia cantina. Oggi nessun progetto, oggi nessun tecniche di lavorazione. Per il video, diciamo, speciale, per ringraziarvi dei 1000 iscritti, di tutti voi 1000 che avete deciso di iscrivervi al mio canale, ho pensato, cosa c'è di meglio che far vedere tutte le parti dei video in cui sbaglio, che ovviamente taglio in fase di post-produzione, e non avete potuto vedere fino a oggi perché sarebbero state inutili nel normale svolgimento dei video. Oggi potrete vedere anche quelle. La maggior parte dei fail, diciamo, sono nel parlato, perché io non mi scrivo mai nulla, come lo penso lo dico di fronte alla camera e quindi è facile sbagliarsi, diciamo. Prima di partire con il video però vi faccio una piccola presentazione di, diciamo, chi sono io. Io sono Alfredo, ho 25 anni, vivo in Brianza, dalla parte lecchese della Brianza, e faccio il falegname da 9 anni circa. Voi direte, a 25 anni fa il falegname da 9. Sì, ho cominciato presto, la scuola mi stava decisamente stretta. Devo ringraziare particolarmente la persona che mi ha insegnato il mestiere, perché io ho cominciato a 16 anni e facevo l'apprendista in una piccola azienda qui del mio paese, il cui titolare lo conoscevo già da quando ero bambino. E grazie a lui ho imparato praticamente tutto quello che so di questo lavoro e ho imparato soprattutto ad amare il mio lavoro. Quindi è dovuto, spero che guarderà questo video, perché il ringraziamento per lui è doveroso. Grazie mille, Cristoforo. Al momento invece sono occupato in un'altra azienda della Brianza, sempre, qui vicino a dove abito io, è sempre un'azienda molto piccola e le mie mansioni principali sono la laccatura e l'uccidatura del legno, quindi la verniciatura, e fare il falegname da banco, come ho sempre fatto. Proseguendo con i ringraziamenti, un grazie ancora a tutti voi 1000 che vi siete iscritti al mio canale. Mai mi sarei aspettato un riscontro del genere in così poco tempo. Sono veramente felice di come sta andando il canale e spero che vada sempre meglio, sia dal mio lato, per produrre sempre cose di qualità e che vi piacciano da vedere come realizzazioni, che dal vostro, che mi diate sempre un riscontro positivo. Perfetto ragazzi, io vi lascio all'inizio di questo video un po' particolare, spero che vi piaccia e vi strappi almeno un sorriso. Vediamo cosa combino dietro la telecamera quando voi non vedete. Continuo in collaborazione con mio fratello quando smette di suonarmi il telefono. Vedi quella cosa del posso appendere un chiodo, dai, se hai coraggio. Posso appendere un chiodo. Vediamo, dai, adesso stiamo qua a vederla. Dai, lo so già che va nei fail questa. Non c'entra nulla. Vai, picchia. Vieni qua, che divertente la cosa. Vai. Hai già messo retta? Adesso non fai più. C'è una vespa che tenta di ammazzarmi. Ma adesso c'è quella vespa. Vai via. No, dagli su di più i giri. Ah, ma questo non fa. Questo non so cosa fa, ma mi sa che non taglia. Stoppa un attimo. Ma dove la facciamo ancora da lì? No. Eh? No. Dai. Adesso? Sì. Vuoi rifarlo? Non ci passa perché c'è qualcosa lì e ce le viti che viene fuori. Oh. Staccami la telecamera. Guarda qua.
48 di ripresa, questa ora mi fail. Un commento. Lasciate un commento e fai sapere cosa avete fatto. Ok. E se avete qualche... Io spero che questa realizzazione vi sia piaciuta e... La perdo... La formica non vado al di sotto. Cosa va questa cosa? Tante cose, tra cui non vado a sto registrando. Sono reso conto dell'audio, devo andare a cattivo. Fai finire di registrare sto pezzo. Bene ragazzi, spero che anche il video di oggi vi sia piaciuto. Fare un effetto neve. Mettila giù com'era. Occhio. Cos'è? Hai segnato? No, per tutto di testa. Ti vuole tanto? Uno, un casino. Due, tre. Non è questo più. Bene, proseguiamo dicendo. Vi lascio al video di con le solite raccomandazioni, che se avete dei suggerimenti. Devo fare dei complimenti. Sempre ritardo sulle cose. Papà! Stai zitto e fermo un attimo. Fermati un secondo! Bene ragazzi, anche il video...
di oggi è arrivato alla conclusione. Io spero come sempre che vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Non tocca, non tocca, non tocca, non tocca. Papà, in caso fatemi sapere nei commenti e come sempre ragazzi, alla prossima. Questo era troppo fascista. Ma stai zitto, dai, non farlo ridere. E come sempre ragazzi. Perfetto ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, quantomeno vi abbia fatto ridere un pochino. Oggi abbiamo perso un po' di tempo rispetto ai video tradizionali, ma ogni tanto ci vuole per staccare, sennò sempre progetti, 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 uno dietro l'altro, non, alla fine risulta anche monotono, diciamo, no? Quindi, se l'idea vi piace, magari in futuro io sempre terrò da parte le clip, diciamo, che potrebbero far ridere, e in futuro magari caricherò un altro video del genere quando ne avrò sufficienza per fare, diciamo, un video di una durata decente. Io vi ringrazio di nuovo tutti e mille, per davvero. Grazie mille di cuore. E come sempre ragazzi, alla prossima!